Libera nasce in gran parte da una storia di un gruppo che si chiama Gruppo Abele, che quest'anno ha 50 anni, Libera quest'anno ha 20 anni. Gruppo Abele da 50 anni è il sociale, la storia della gente, i poveri, gli ultimi, l'accoglienza, l'impegno per la libertà, per i diritti delle persone. La dimensione che per noi era chiara, sottraiamo i patrimoni ai mafiosi, da beni esclusivi in mano a loro diventano beni condivisi. Devono essere restituiti alla collettività, devono ritornare ai cittadini i beni che sono frutto di crimine, spesso anche di sangue, di violenza. Ciotti l'ho conosciuto negli anni 90, Libera era appena nata, lui faceva degli incontri a Milano e ci siamo conosciuti così, però poi l'incontro vero è avvenuto negli anni. E poi lui mi ha chiesto di fare il presidente onorario di Libera, senza merito, perché non avevo partecipato alla costruzione di Libera, e mi ha coinvolto in questo modo e sono contentissimo di avere questa occasione di impegno civile. Ecco, Libera è una bella occasione per aiutare il paese. Ma in ogni caso noi siamo riusciti, inventandoci delle strade, dei percorsi, trovando dei mezzi, ad aprire sui beni confiscati, che sono dello Stato, che possono essere dati per uso sociale attraverso l'ente locale, che è il comune, le cooperative di lavoro di giovani, con bando pubblico. Sono cooperative di tipo B, quindi hanno un'attenzione anche delle persone svantaggiate, ma che devono misurarsi sul mercato. C'è un marchio. Il marchio che noi abbiamo voluto è Libera Terra, che vuol dire liberare quelle terre dalla presenza criminale, ma che vuol dire anche liberare le persone, perché le mafie privano la dignità e la libertà della gente. Questo è un progetto utile, è un contributo per il bene comune, non è che cambi il mondo, ma certamente la dimostrazione che anche se siamo piccoli, fragili, se uniamo le nostre forze è possibile. Io ho visto che le immagini contano molto, la comunicazione conta molto. Penso che noi abbiamo bisogno di comunicazioni così forti, coraggiose, controcorrente, che colpiscono il pensiero. Sono segni di cambiamento e segni di speranza, perché il cambiamento e la speranza hanno bisogno di ciascuno di noi.